Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Amen.
l'adorazione del bambino Gesù al Tempio. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Thank you.
Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio della Santità Divina, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Veri Cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo ora per ottenere l'indulgenza del Santo Rosario secondo le intenzioni del Santo Padre e per tutte le anime del Purgatorio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Completamente alla Vergine Maria in materna schiavitù d'amore, secondo la spiritualità di San Luigi Maria di Montfort. Semplicemente ripeto un po' quello che ho detto nel piccolo video introduttorio, cioè quello che faremo noi e quello che consigliamo vivamente di fare, e innanzitutto il fatto di, in questo tempo, in quest'anno, di leggere i due libri, diciamo, che sono principali in questa situazione, che sono il Trattato della Vera Devozione a Maria e il Segreto di Maria. Sono le due operette del santo di Montfort, dove nel Segreto di Maria è il riassunto, diciamo, del Trattato della Vera Devozione, però entrambi, appunto, vanno letti per capire sempre meglio, perché alla fine, ecco, nel Trattato c'è proprio l'ampliamento di tutte le spiegazioni che fa appunto il santo, e questo è quindi quello che innanzitutto vi consiglio. Noi alla fine che faremo? Spiegheremo alla fine il Trattato della Vera Devozione a Maria, e lo spieghiamo tramite un altro padre monfortano chiamato il padre Uppers, che ha scritto, possiamo dire sì, 5 altri piccoli opuscoli, proprio dove e spiega anche nelle cose più pratiche come vivere questa consacrazione alla Vergine Maria. Il primo libro, diciamo, intitolato Tutto di Maria, poi l'altro Con Maria, Per Maria, Per Mezzo di Maria e in Maria, e da lì lui parla. Bene, io oggi faccio un po' una, diciamo così, introduzione, e far capire che cosa significa quando uno si consacra tutto a Maria. Cercheremo di spiegare un po' questo. Innanzitutto, quando scrive il padre Uppers nel prologo del primo libro, e scrive sul fatto di questa consacrazione a Maria che San Luigi Maria di Montfort ha iniziato, ci fa capire che questa consacrazione non è qualcosa che appartiene solamente a lui, cioè a San Luigi, come un'esperienza sua personale, e che è stato il santo che ha amato la Madonna più di tutti, diciamo così, e quindi quella è la sua via, ma noi possiamo averne altre, eh? E proprio qui invece ci dice che non è così, ed è un grave errore, il fatto è pericoloso il fatto di non generalizzare questa consacrazione, quindi la vera devozione a Maria, il fatto cioè di non proporlo a tutte le anime, a tutte le persone, a tutti i battezzati, il non proporre questa consacrazione alla Vergine. Perché? Dice lui, perché questa consacrazione implica la risposta perfetta dell'anima, delle nostre anime, al piano di redenzione e di santificazione liberamente scelto da Dio. Cioè chi si consacra a Maria sceglie appunto la via più perfetta, come poi dirà San Luigi, proprio per arrivare a Dio, per essere redenti dal Signore.
perché il Signore appunto usò Maria, alla fine è quello. E lui inizia a spiegare, dice, ma la Chiesa quindi come vede questa consacrazione alla Madonna? E lui ci racconta che storicamente è avvenuto che alcuni papi hanno fatto privatamente questa consacrazione. E tra questi abbiamo San Pio X, Benedetto XV, Pio XI, però appunto fino a quel momento non si poteva parlare come che la Chiesa l'avesse ufficialmente sponsorizzata, diciamo così, per tutta la Chiesa. Dobbiamo arrivare a Papa Pio XII, che alla fine, come vedremo, farà questo. Ma Pio XII fa una cosa molto importante e grande per tutta l'umanità e per tutta la Chiesa. Infatti lui, il 31 ottobre del 42, siamo nella Seconda Guerra Mondiale, ha consacrato la Chiesa e tutto il genere umano alla Santissima Vergine Maria, al Cuore Immacolato di Maria, durante un messaggio radiofonico al popolo portoghese riunito a Fatima. Consacrazione poi rinnovata in una grandiosa cerimonia a San Pietro l'8 di dicembre dello stesso anno. E qui c'è, diciamo, quello che diceva il Papa, io leggo semplicemente le parti più salienti, diciamo così. Diceva così: Regina del Santissimo Rosario, ausilio dei cristiani, rifugio del genere umano, vincitrice di tutte le battaglie di Dio. A voi, al vostro cuore immacolato, in quest'ora tragica della storia umana, siamo, ripeto, nella Seconda Guerra Mondiale, ci affidiamo e ci consacriamo, non solo in unione con la Santa Chiesa, corpo mistico del vostro Gesù, che soffre e sanguina in tante parti e in tanti modi tribolata, ma anche con tutto il mondo straziato da feroci discordie, riarso in un incendio di odio, vittima della propria iniquità, eccetera eccetera. Poi c'è tutta l'altra parte della consacrazione. Leggo: Regina della pace, pregate per noi e date al mondo in guerra la pace che i popoli sospirano. Salvare dall'errore, dalla discordia, la pace nella Chiesa, insomma, questa è la consacrazione che ha fatto il Papa Pio XII a livello pubblico, a livello diciamo ufficiale. E il 1 maggio del 48 appare la prima enciclica mariana, chiamata Auspicia Quaedam, che è un documento ufficiale, quindi universale, della Chiesa. E sempre Papa Pio XII, che ha fatto questo documento, ricorda la consacrazione della Chiesa e del genere umano fatto appunto nel 42. E che cosa scrive lui? E dice, perché nel 48 era già finita la guerra mondiale, ma continuava la guerra in alcune parti, specialmente in Palestina. E lui scrive così, proprio per incoraggiare a che tutti facessero una consacrazione alla Madonna. Diceva così: desideriamo pertanto che, qualora l'opportunità lo consigli, si faccia questa consacrazione nelle diocesi, nelle singole parrocchie e nelle famiglie, e abbiamo fiducia che da questa privata e pubblica consacrazione sgorgeranno abbondanti benefici e celesti favori. Il Papa Pio XII. Apriamo pure una piccola parentesi noi, che storicamente, ecco, il Papa fa la consacrazione alla Madonna e nel 1917, sappiamo proprio a Fatima, la Madonna aveva chiesto la consacrazione in maniera speciale, Chiesa della Russia, al suo cuore immacolato. E quindi dopo questi atti solenni, diciamo, entra, diciamo, la consacrazione alla Madonna è entrata nel culto della Chiesa ufficialmente. Però, come se non bastasse, il 22 novembre del 46, sempre Papa Pio XII, quando ricevette in udienza alcuni dirigenti e partecipanti del cosiddetto, in spagnolo sarebbe la Gran Vuelta, il Grande Ritorno, che era una cosa che si faceva in Francia, una sorta di pellegrinaggio che si faceva in Francia alla Madonna di Bologna,
chiamata appunto la Madonna del Grande Ritorno, che percorse tutta la Francia come Madonna pellegrina. E in tutti i posti dove si fermava questa Madonna, che cosa si doveva fare per ritornare alla fede? Ecco perché la Madonna del Ritorno. Che si doveva fare in quel paese? Si doveva consacrare il paese, la città, alla Madonna. E lì il Papa è come che dà pure lì formalmente il comando della consacrazione. E allo stile di Montfort, totale, cioè dice: la consacrazione alla Madre di Dio nella congregazione mariana è un dono intero di sé, per tutta la vita e per l'eternità. È un dono non di pura forma o di puro sentimento, ma effettivo, compiuto nell'intensità della vita cristiana e mariana. E poi, diciamo, viene ancora più ufficialmente approvato quando lo stesso Papa Pio XII canonizzerà San Luigi Maria Grignion de Montfort e promulgherà le cosiddette lettere decretali, quindi il documento con il quale accetta la canonizzazione di San Luigi Maria di Montfort. E quindi già da là si può dire che Roma locuta, cioè Roma ha parlato, Roma si è espressa, Roma è a favore di questa consacrazione. E poi, adesso questo lo aggiungiamo noi perché il padre Huppertz, diciamo, è degli anni 90, metà degli anni 90, quindi sappiamo benissimo il grande Papa San Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo Magno, come lui stesso, aveva lui fatto la sua consacrazione fin da subito alla Vergine Maria, lui portava il trattato, il libretto del trattato della vera devozione, quando lavorava nella fabbrica di soda e ce l'aveva, se lo portava con sé, e ora si può vedere, è conservato, non mi ricordo adesso bene in quale città sia, propriamente a Cracovia, però è conservato dove si può vedere tutto appunto macchiato, no? Perché lo usava, l'aveva usato lì quando lavorava nella fabbrica Solvaino. Ebbene, e lui userà quindi il motto di San Luigi, Totus Tuus, proprio lo userà come motto episcopale e lo userà anche, lo manterrà da Papa, e lui farà la grandissima consacrazione avvenuta il 25 marzo del 1984 del mondo intero al cuore immacolato di Maria. E lì dice Suor Lucia che con quella consacrazione si è compiuto con la richiesta della Vergine Maria a Fatima. Grazie a quella consacrazione fatta da San Giovanni Paolo II a Roma il 25 marzo dell'84, giorno dell'incarnazione, la consacrazione del genere umano e in maniera speciale della Russia, quando dice soprattutto quella nazione che ti sta tanto a cuore, quindi la Madonna accettò quella consacrazione e paradossalmente, provvidenzialmente, quel giorno nasceva la nostra famiglia religiosa, l'istituto del Verbo incarnato, 25 marzo 1984. Dopo questo piccolo preambolo sul pensiero della Chiesa, quindi la Chiesa è super a favore di questa consacrazione alla Vergine Maria, il padre inizia, diciamo, a padre Huppertz inizia un po' a farci ragionare su Maria, sulla figura di Maria, chi è Maria, che occupa quindi, che posto occupa quindi Maria nell'opera della redenzione. E lui dice così: ciò che Eva fu per Adamo in ordine alla caduta e al peccato, causa della caduta, causa del peccato, così Maria è per Cristo in ordine della riparazione, per riparare la caduta, e alla grazia che si riacquista grazie appunto a Maria, in contrapposizione con il peccato. Questo perché? Perché l'ha voluto Dio così. Dio ha voluto farci riacquistare la grazia perduta mandando sì suo figlio, ma tramite la Vergine Maria. Quindi occupa un posto centrale, appunto tale che non si può parlare di Gesù senza parlare di Maria, non si può parlare di Maria senza parlare di Gesù. E per questo Dio doveva
diciamo così, in qualche modo unire a sé questa sua creatura con un legame particolare per renderla partecipe appunto di questa redenzione che operava il Figlio di Dio, cioè Gesù. E come l'ha legata? L'ha fatta diventare sposa dello Spirito Santo e madre di Dio, madre del Verbo incarnato, con dei legami così intimi, quindi così forti, appunto, tramite la generazione di madre e figlio, addirittura fisici, con Dio. Quindi Maria, appunto, è la madre del Verbo incarnato e pertanto è per noi corredentrice, perché ha cooperato all'opera della redenzione, ha dato il suo apporto, non che lei da sola sia la redentrice, no. L'unico e vero redentore è Gesù Cristo, ma Gesù ha voluto usare Maria come aiuto per questa redenzione. Per quello si può dire che è corredentrice, perché è così intimamente unita a Lui e perché ha sofferto pure con Lui. E poi quindi, conseguentemente, è mediatrice di che cosa? Di tutte le grazie che distribuisce agli uomini. Quindi la Madonna è quella che, per aver cooperato a questa redenzione, che è significata dolore, sofferenza, e quindi un sacrificio enorme, e Dio l'ha messa, diciamo così, l'ha messa in un posto di mediatrice tra noi e il Figlio. E per questo è lei che distribuisce tutte le grazie a tutti gli uomini. Poi, non solo, dice padre Uppers, lei è la madre di tutte le anime. Perché è la madre di tutte le anime? Dice. Perché alla fine, siccome la grazia di Dio è la vita dell'anima, e lei, ecco lei che ha generato l'autore della grazia, cioè Gesù nel suo cuore, ecco lei pure che genera la grazia in tutti noi, come mezzo. Perché chi la genera, chi la crea la grazia è Dio. Ma tramite Maria arriva a noi, come Gesù è arrivato a noi tramite Maria, così la grazia arriva a noi pure tramite Maria, per quella è madre anche delle nostre anime. Poi è l'eterna avversaria del demonio, oggi guai se nominiamo il diavolo, certo non è che è una bella cosa nominare il diavolo, non è che ci fa piacere, diciamo, però c'è, ed è il nemico dell'anima numero uno, e quindi come mi posso difendere se non conosco il mio nemico? Faccio come lo struzzo, butto, vedo il pericolo e metto la testa sotto. Mi posso salvare? No. Solo per non pensarci? No. No. Con tranquillità. So che esiste, so che c'è, so che mi attacca, so che vuole la mia rovina, ma se io sto con la Madonna, peggio per lui, diciamo. Pazienza. Può fare fino a un certo punto. Per questo la Madonna è nostra, è il nostro grandissimo aiuto contro gli attacchi e le insidie del demonio. Come diciamo pure nella preghiera a San Michele Arcangelo, che ha voluto proprio il Papa che si recitasse dopo il rosario, e noi lo facciamo dopo. E infine possiamo dire, per essere appunto corredentrice, quindi che ha aiutato nell'opera della salvezza e quindi mediatrice di tutte le grazie, perché ci dona lei tutte le grazie di cui abbiamo bisogno, è anche insieme a Cristo Re la Regina Universale. Infatti noi la proclamiamo anche nelle litanie, la Regina, Regina Patriarca, Regina alla fine del mondo intero, dell'universo, come viene celebrata ogni 22 di agosto. E questa devozione quindi mariana, che implica una consacrazione, quindi che implica questa spiritualità che ci insegna San Luigi Maria di Conforto, che utilità ha nella nostra vita? Quindi possiamo dire così, la devozione mariana per un cristiano è un optional o è qualcosa che fa parte proprio del cristianesimo? Il padre Uppers usa una parte del Vangelo che dice così, il Vangelo di Matteo, quando parla sul matrimonio, e dice: quello dunque che Dio ha congiunto, l'uomo non lo separi. Strettamente parlando, lì Gesù in quel momento sta parlando del marito con la moglie, per dire l'indissolubilità del matrimonio. Ma poi questo si applica a tutte le cose che Dio ha unito. Quindi Gesù è unito così tanto alla mamma e Maria è così tanto unita a Gesù che noi due, appunto, come ho detto prima, non possiamo separarli. Pertanto parlare di cristianesimo senza Maria
e solo di Gesù non è vero cristianesimo, ma vanno sempre insieme. Quindi come Maria è stata necessaria, necessaria perché Dio ha voluto che fosse necessaria, quindi si dice teologicamente, diciamo, necessità di mezzo, perché Dio ha stabilito che era quel mezzo, poteva scegliere un'altra cosa, o meglio un'altra creatura, ma ha voluto farlo così con Maria. Quindi siccome Dio ha voluto così, come Maria quindi è necessaria nel piano della redenzione, così anche è necessaria per la nostra di salvezza. Pertanto questa devozione a Maria, o culto mariano, non può mancare nel vero cristianesimo. Pertanto è necessario il culto mariano per la salvezza, ed esso appartiene alla sostanza del cristianesimo. Non si può sentire dire io sono cristocentrico. Sì, cioè bravo, ottimo. Però dicendolo in contrapposizione di Maria, no, io non sono per la consacrazione a Maria perché io sono cristocentrico. Quello è un sofisma, cioè un falso ragionamento che inganna. Chi è veramente di Cristo è veramente di Maria. Chi è veramente di Maria è veramente di Cristo. Perché come vedremo sarà lei a portarci a Gesù. Perché Maria non è il fine, Maria è il mezzo per arrivare al fine che è Gesù. Quindi questo deve essere chiarissimo. Perché? Perché, ripeto, ha voluto così Gesù, ha voluto così Dio. Quindi vanno sempre insieme. Per quello non dare a Maria quel posto che occupa nella vita spirituale di ogni anima, va a danno della propria anima. E non solo, ma pure di tutto il corpo mistico, cioè di tutta la Chiesa. Perché? Perché abbiamo detto e sappiamo che la Chiesa è il corpo mistico di Gesù. Gesù è il capo, noi siamo le membra. Ma le membra sono unite al capo, da che cosa? Dal collo. E i santi padri hanno sempre insegnato che la Madonna è colei che ci unisce con il capo, quindi è il collo al corpo mistico di Gesù. Senza il collo non c'è connessione, quindi non viviamo, siamo morti. Quindi senza Maria non c'è connessione con il capo che è Gesù. E Padre Luper si aggiunge ancora una cosa in più, non solo il collo, ma è anche il cuore del corpo mistico di Gesù, la Madonna. È pure il cuore. Per questo, se fino adesso abbiamo capito che è necessario avere amore alla Madonna, avere, darle il culto che essa merita, però adesso il Padre ci fa fare un salto ancora in più, non soltanto dobbiamo avere amore alla Madonna, darle culto, avere devozione, ma dobbiamo cercare qual è il modo più perfetto per essere veramente devoti alla Madonna. E questa perfezione si darà appunto con la consacrazione a lei. Quindi chi si consacra significa che vuole far sì che il suo amore, il culto mariano sia portato alla perfezione. Questo è quello che si vuole fare. E poi vi dico qualcosa in più, nel senso che padre San Luigi Maria di Montfort parla nel Trattato della Vera Devozione del tempo di Maria. Questo tempo speciale dove si conoscerà Maria, dovrà essere un tempo importante. Lui già parla che questo tempo all'epoca sua era già, si stava iniziando a compiere, e infatti diciamo c'erano queste apparizioni in quel periodo più o meno, quando c'è stata l'apparizione, c'era Lourdes, c'è stata Fatima, e noi possiamo dire siamo proprio nel tempo di Maria, quanto più forse oggi, che in maniera speciale con ad esempio Medjugorje. Sono 40 anni, no? Che appare la Madonna. Ricordare quello che disse Papa Giovanni Paolo II: se io non fossi Papa starei già là a confessare, cioè per dire quante conversioni. Quindi è il tempo di Maria, e poi ripeto, con il tempo vissuto col pontificato di Giovanni Paolo II, non perché dobbiamo essere nostalgici, però perché come lui ha vissuto questa consacrazione in maniera perfetta. E se è diventato il grande santo che è proprio grazie a questa consacrazione a Maria, perché ha fatto tutto veramente sotto la sua protezione. Per questo la Madonna, ripeto, non è per noi un optional, ma è qualcosa di necessario
per la nostra salvezza. Ci sono poi degli elementi che devono costituire il nostro culto mariano, cioè il valore che noi diamo a questa consacrazione, che è principalmente interiore, quindi ha un valore, deve avere un valore intrinsecamente molto elevato, perché la Madonna è la piena di grazia, la Madonna è la madre di Dio, e per questo, rispetto a tutti i santi, lei ha e deve ricevere da noi un culto del tutto speciale rispetto agli altri santi. Questo culto viene detto nella Chiesa di iperdulia. Dulia significa venerazione, e la Madonna è quella che deve avere la maggiore venerazione, ecco perché viene detto iperdulia. Tutti gli altri santi dulia, cioè venerazione, ma la Madonna iper. Di un santo viene detto una cosa un po' diversa, protodulia, cioè la prima venerazione. Chi è? San Giuseppe. Quindi dopo la Madonna c'è San Giuseppe. E poi per la missione particolare che ha la Madonna, quindi come abbiamo appena detto, il fatto che sia corredentrice, mediatrice di tutte le grazie, eccetera. E ogni cosa che Dio fa, si può dire, la fa per mezzo di Maria, pure Dio stesso. Pure Dio stesso. E poi San Luigi nomina pure nel Trattato della Vera Devozione, al numero 115 e 116, lui nomina pure delle pratiche esterne da compiere per mostrare, diciamo così, mettere in atto la nostra devozione alla Madonna. E queste sono tante, tra le quali il rosario, la coroncina dei Padre Nostri, Ave Maria, eccetera. Ma ricorda che devono essere tutte fatte non meramente esternamente, ma che queste pratiche esterne provengano dal fervore e la devozione interna del nostro cuore. Quindi. Per questi motivi, quindi, non c'è niente di meglio che, per essere veri devoti di Maria, che seguire appunto la consacrazione che consiglia San Luigi Maria di Montfort. Questo, ecco, un po' in un certo senso, a modo, se vogliamo, di motivi per i quali ci consacriamo alla Madonna. E termino con quest'altra parte, che è, diciamo, la seconda parte, se vogliamo, che vediamo un po' quanto possiamo essere diciamo precisi e allo stesso tempo brevi. Il padre Luper ci fa capire che con questa consacrazione noi ci doniamo a Maria, prima cosa, donarsi. Seconda cosa, ci doniamo interamente. E terza cosa, per sempre. Quindi vediamo un attimino, approfondire queste tre cose, cioè che implica la consacrazione mariana. Donarsi. Lui dice nel Trattato della Vera Devozione, al numero 121, questa devozione consiste nel darsi interamente alla Santissima Vergine per essere interamente di Gesù Cristo tramite lei. Poi dice al numero 28, questa consacrazione consiste nel darsi interamente in qualità di schiavo a Maria e a Gesù per mezzo di Maria. Cioè, ci vuol far capire il padre Huppertz, citando queste due parti del trattato, che questa consacrazione implica un donarsi prima di tutto. E lui dice, donarsi non è chiedere. Dice, donarsi non è chiedere. Cioè, significa che se io mi consacro a Maria, sono io che mi dono a Maria, non è che devo chiedere qualche cosa a lei. Noi poi certo possiamo chiedere ciò di cui abbiamo bisogno, per carità, però dobbiamo ricordarci questo qua, cioè che noi ci siamo o ci doneremo a lei, cioè noi diventiamo sua proprietà. Allo stesso tempo dice, donarsi non significa affidarle semplicemente qualcosa e darla a lei in custodia, come quando uno ad esempio dà una somma di denaro a qualcuno che te lo custodisca e basta, no? Ma ci dice che donarsi significa
dare qualcosa che è mio e quella persona se lo tiene e lo usa come lei vuole. È come quando uno fa un regalo a un altro. Io compro qualcosa, lo regalo a te e adesso è tuo, il dono. Beh, con questa consacrazione noi ci doniamo a Maria, quindi significa che noi non ci apparteniamo più, apparteniamo solo alla Madonna. Poi un'altra cosa che ci dice, questa è proprio la differenza sostanziale, quindi il fatto, la differenza essenziale, che noi non ci apparteniamo più. Infatti si dice nella formula di consacrazione, lasciandovi intero e pieno diritto di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene, secondo il vostro beneplacito. Non siamo più di nostra proprietà, siamo solo di Maria. E poi, qua dobbiamo fare attenzione, perché ripeto, diamo tutto alla Madonna. Noi diciamo il nostro corpo, la nostra anima, i nostri sensi, le nostre facoltà, i nostri beni esteriori ed interiori, i nostri meriti e le nostre virtù. Cioè gli diamo proprio, ripeto, tutto. Per quello sarebbe un errore grave pensare che diamo alla Madonna solamente alcune cose, cioè che ne so, facciamo la buona opera, questo guadagna un merito e noi gli diamo il merito. No, noi gli diamo proprio tutto, pure quella stessa buona opera, diciamo così, fatta. Cioè non ci appartiene a noi più niente. Al punto tale che lei, delle cose che noi possiamo avere esterne, ripeto, può disporre che poi quelle cose non ce le abbiamo più. Perché? Perché non ci servono. Ci sono delle cose che sono proprio nostre, spiega il padre Uppers, che noi consegniamo a Maria la nostra volontà, il nostro corpo, non è che il nostro corpo lo possiamo prestare a un altro, o la nostra volontà la possiamo dare a un altro, la continuiamo a usare noi, però appartiene a Maria. Le cose invece che possono, diciamo così, essere perse, se così vogliamo, da parte nostra, perché non sono così attaccate a noi come queste altre che vi ho appena menzionato, quelle Maria può disporre di farcele tenere o meno. Tutto. La salute, la malattia, abbiamo tutto. La macchina, quest'altro ancora, i parenti, gli amici, tutto ciò che è mio è tuo, tutto di Maria, cioè a lei, quando gli diamo tutto, è tutto, quindi ogni cosa le appartiene, ogni cosa. E per questo è molto importante per noi qua, che siamo appunto, che ci consacriamo, siamo consacrati a lei, ricordarci durante la giornata di questo, ci insegna sempre San Luigi, ci insegna il padre Uppert, di ricordarlo e farlo rinnovando questa consacrazione, questa donazione, con semplicemente dire totus tuus, tutto tuo, questo è tutto tuo, questa parrocchia tutta tua, quell'altra parrocchia tutta tua. Questo apostolato di catechesi, di consacrazione, tutto tuo. Questo momento di preghiera, cos'è? Tutto tuo. Celebro la messa, assisto alla messa, tutto tuo. E come dice San Luigi, prima di fare qualsiasi azione, qualsiasi cosa, poi lo vedremo, però dire rinuncio a me e mi dono a te, cara madre. Pure tutto tuo, totus tuus. Perché? Per poter far sì che quella cosa sia fatta tramite lo spirito di Maria, tutto quello che noi facciamo. La seconda cosa, darsi, la prima, quindi interamente, totalmente, in maniera quindi definitiva, eterna, donazione totale, interamente. Noi ci doniamo interamente alla Santissima Vergine Maria per essere interamente di Gesù Cristo, tramite lei, dice San Luigi. Gli doniamo tutto, senza riserva alcuna.
nemmeno di un centesimo, di un capello e della più piccola buona azione. Trattato della vera devozione, 121. E ora inizia pure ad andare ancora più in profondità, se vogliamo, donarsi per intero. Il corpo, con tutti i suoi sensi, le membra, gli occhi, le orecchie, la bocca, tutto. L'anima, con la sua bellezza spirituale, che è immortale, ha immagine e somiglianza di Dio. Il cuore, con i suoi abissi insondabili di amore, delle sue angustie, delle sue gioie, le sue tempeste, i suoi sussulti, tutto. La verità pura è che tutta la nostra persona, con questa consacrazione, siamo, lo ripete, cosa e proprietà solo della Madonna. Anche la nostra reputazione, la stima che possono avere gli altri di noi, l'affetto che ci viene mostrato, il rispetto che ci portano le persone, tutti quei legami, come ho detto pure prima, di sangue, di amicizie, i nostri amici confratelli nella congregazione, i nostri fratelli e sorelle della Santa Schiavitù, cioè tutti consacrati, no? Tutti. E quindi le diamo in qualche modo tutte quelle anime che in qualche modo sono, diciamo, legate a noi. E così sappiamo che sono assicurati sotto il suo manto reale, dolcemente collocati nel suo cuore materno. Quindi una speciale protezione da parte della Madonna. Così pure gli appartiene la grazia santificante, la grazia che abbiamo in noi, tutte le nostre virtù, le virtù infuse, la fede, la speranza, la carità, le virtù teologali, le virtù anche morali o cardinali, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, i doni dello Spirito Santo che ce l'abbiamo dal battesimo e che si attualizzano nella cresima e così via. Tutto, tutto tuo. Il valore delle nostre opere, meritorio, soddisfatorio, impetratorio, tutte le preghiere, le indulgenze. Sapere ad esempio che se io voglio ottenere un'indulgenza, posso ottenere l'indulgenza, posso offrirla per un'anima a noi cara, però sapere che se sono consacrata a Maria, dobbiamo come dire, io la vorrei offrire per questo, poi Maria pensaci tu, perché in realtà Maria prende quello e la usa per chi c'ha più bisogno. Cioè proprio per dirci che ci spogliamo di tutto, questo significa essere schiavo. In parole povere, però si approfondisce. Ma allo stesso tempo, queste sono tutte parti, se vogliamo, positive, tutte le cose buone che facciamo, ma pure c'è la parte passiva, e cioè i nostri peccati, le nostre mancanze, i nostri difetti, le nostre debolezze, i nostri dubbi, i nostri obblighi. Quante volte sappiamo, ci lamentiamo perché giustamente ci andiamo a confessare dello stesso peccato, che facciamo sempre la stessa cosa. Noi diamo a Maria pure quello, tutto. Come poi alla fine fece Gesù quando chiese a San Girolamo, la notte di Natale, a Betlemme, dammi quello che è tuo. Mi dice Gesù a San Girolamo. San Girolamo iniziava a dire tante cose. No, quello non è tuo. Dammi quello che è tuo. No, quello non è tuo. Ti do questo, dammi quello che è tuo. Mi sono rimasti i miei peccati. Bravo, quello voglio, perché quello è tuo. Questo è quello che noi dobbiamo offrire. È che quando ci consacriamo offriamo anche quello. Ma allo stesso tempo la Madonna farà sì che queste macchie, sia del peccato veniale, quanto più quello del peccato grave, non
ci abbandonerà nel metterci il rimorso per la schifezza che abbiamo fatto, affinché possiamo chiedere perdono al Signore per essere liberati da quel peccato, ma nello speciale, ripeto, il peccato grave. E qui, diciamo, metto le parole del padre Uppers, che dice: madre, noi diamo a te, con le nostre inclinazioni cattive, con la nostra natura corrotta, con i nostri miserabili difetti, con i nostri vizi, siamo impotenti per correggerci, domarci e refrenarci di tutto questo. La tua forza ci aiuterà a realizzare questo miracolo. Quindi la grande speranza in Maria perché lei intervenga a liberarci da tutti i nostri difetti. E quando, appunto, per sbaglio ci suggerisce il padre, facciamo una mancanza, pecchiamo per inavvertenza, per quello che vogliamo, dice: verremo a te con semplicità, con la fiducia di un bambino, con la fiducia di un bambino che porta a sua madre una piccola opera che ha appena compiuto male, che ha appena fatto male, e deve dire così: madre, ho sbagliato di nuovo, ho fatto di nuovo una sciocchezza, ma non ti deve questo sbalordire. Vuoi riparare la mia colpa? Fare sì che questa parola, questo atto non abbiano conseguenze funeste per la mia anima e per le altre anime, e tantomeno contro la santa gloria di Dio e il tuo benedetto regno, Maria? Madre, ecco, siamo tutti tuoi. E quindi chiedere perdono, rivolgendosi proprio alla Madonna così: ho sbagliato di nuovo, ti offro questo, ma non lo voglio fare più. Quindi pure le nostre mancanze. Certamente non è che la Madonna non la facciamo soffrire se uno sbaglia, anzi. Però con il pentimento vero, sincero, quindi con una buona confessione, tutto questo appunto si sistema. E per questo la consolante espressione del padre che dice: madre, che bello essere tuo schiavo d'amore, perché sempre se noi torniamo a te pentiti sappiamo di essere accolti con gioia, perché è quello che tu vuoi. E per finire adesso veramente, che la nostra consacrazione è per sempre, è per l'eternità. Una volta che uno è consacrato per sempre, per l'eternità. Ed è questa, dice pure San Luigi Maria di Monforte, che è la differenza tra lo schiavo e il servo. Il servo è colui che sta con il proprio padrone tramite un contratto, tempo determinato, eccetera, e se ne può andare quando vuole. Lo schiavo, poiché appunto non si appartiene, è proprietà del proprio padrone, e quindi è per sempre. Non può decidere lui di andarsene come gli pare. E questo è quello che noi facciamo con la schiavitù mariana. Ma come se non bastasse, il per sempre che cosa implica? Per sempre questa vita e anche nell'altra, no? Anche oltre la morte. Siamo sempre di Maria, e per questo è super consolante, appunto, perché noi poi abbiamo la grande speranza, dopo la morte, di continuare ad appartenere a Maria in paradiso, grazie a questa consacrazione. Siamo tutti tuoi, e tutto ciò che è nostro è tuo, ti appartiene. Chiediamo allora oggi la Madonna Santissima la grazia di fare questo cammino con tutta la generosità possibile, di scoprire e capire come vivere al massimo la consacrazione che ci insegna San Luigi Maria di Montfort, sapendo che Dio tramite questa consacrazione vuol fare di noi grandi santi se saremo fedeli ad essa.
ed è uno sforzo che dobbiamo fare tutti i giorni, quotidianamente, momento per momento. E la Madonna quindi cammina a fianco a noi e farà di noi quei santi che Dio vorrà. Chiediamo ripeto questa grazia alla Madonna Santissima. Buona serata a tutti. Grazie.